Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Il titolo dice tutto praticamente: non sapete vincere e non sapete perdere. Non mi riferisco in particolar modo a interisti, napoletani, milanisti in generale. Parlo in generale. A questo punto faccio un discorso in generale sul clima calcistico italiano, che non è assolutamente una cosa condivisibile, non è assolutamente una cosa normale quello che sta succedendo. È da domenica sera e da sabato sera che si parla di scandalo arbitrale per una mancata doppia ammonizione. Premesso che io ho detto subito che per me il fallo di Pjanic era da giallo e Pjanic doveva salutare la partita. La direzione dello Stato è stata scandalosa, ma da ambe due le parti. Il fallo di Vesino è netto, ma poi stiamo parlando oltre di Vesino, a parte al di là del fallo, cioè non nessuno parla di due rigori che sono stati negati alla Juve, quello su Higuaín e quello di Matuidi. Ora va bene tutto, ma parlatene, poi uno può discutere. Invece sembra quasi che non gliene freghi niente a nessuno e si parla della doppia ammonizione di Pjanic. Allora io vi svelo un segreto, cari amici neroazzurri: se voi state fallendo la Champions League, non è l'accesso alla Champions League, non è per la partita di sabato, ma per le altre partite che avete perso. Quella di sabato dovete metterla in conto, che avreste potuto anche perderla. Detto questo, poi arrivano i tifosi del Napoli e ti tirano fuori che la Juve praticamente in questo campionato ha avuto aiuti, poi apri un articolo a caso che c'ho qua e guardate cosa appare. E allora ragazzi, questa vignetta l'ho presa da calciomercato.com, che è tutto tranne che un sito juventino, anzi è proprio un sito che spesso sulla Juve ne ha, l'attaccate come. Quindi, ma di che cosa stiamo parlando? La Juve è una delle squadre più penalizzate quest'anno, il Napoli è una delle più favorite. Ragazzi, qui se non c'erano aiuti arbitrali a favore del Napoli il campionato era finito, ma da mo era finito. Quindi io faccio i complimenti al Napoli, a differenza vostra, io i complimenti li faccio, perché comunque il Napoli ha fatto una grande stagione, nonostante che comunque si sia fatto buttare fuori dall'Europa League, e questa credo che sia l'onta della stagione, sia quella. Gente che arriva a insultare giocatori della Fiorentina, augurargli la morte, cioè per una partita di calcio state male ragazzi, interisti che vanno a Santon minacciandogli di violentare la moglie, minacciandole di morte, state male. Che Orsato deve stare con la scorta per una partita di calcio, stiamo parlando di una partita di calcio, di uno sport, state poco bene. Non è normale sta cosa, ma sta cosa non l'ho pensata manco con l'arbitro Oliver, che ci ha dato un rigore contro al 94esimo e quello sì che poteva decidere una partita. Ma io mi domando e dico, ma vi rendete conto di che clima state creando? Ma lo dico anche agli addetti ai lavori, invece di cercare di fare e prendere, come posso dire, calmare gli animi, li infuocate. E la cosa grave è che poi se succede qualcosa come in Roma Liverpool Roma, siete lì a dire però non si fanno queste cose. Ma ragazzi, ma voi vi rendete conto del clima che create? Ma io non lo so, ma lo dico anche ai miei colleghi youtuber, ma cavolo, ma si può? Cioè c'è gente che fa i video e poi dice che il fallo di D'Ambrosio su Lichtsteiner invece era un fallo di Vesino su Mandzukic. Tu non hai visto neanche la partita e crei un astio enorme, perché chi ti segue magari ci crede a ste cose. Ragazzi, il fallo di Vesino è da rosso, è antisportivo. Io gli darei anche due giornate, che farebbe forse anche la fortuna dell'Inter, visto che reputo Vesino molto scarso. Io dico, ragazzi, ma stiamo scherzando? Ma poi stiamo parlando di calcio. A me piace vivere il calcio come sport. Questo non è sport, ma perché voi lo state infuocando a dismisura per nulla. Io sono convinto che se la Juventus fosse stata a 7 punti sul Napoli e l'Inter fosse stata a 7 punti sotto la zona Champions, di questa partita non se ne sarebbe parlato. Purtroppo questa partita, complice il suicidio del Napoli, perché tu Napoli dovevi andare a vincere a Firenze e l'hai persa, l'hai persa tu, non per colpa dell'arbitro, l'hai persa tu per colpa tua. È successa sta cosa qua e tu hai perso il campionato, probabilmente, perché non è ancora finito. Però tu, chi è causa del suo mal, pianga se stesso. Tu non attaccare la Juve, prendi spunto dalla Juve.
cerca di capire come mai questa squadra dalla Serie B ha creato quello che ha creato e tu dalla Serie B hai creato quello che hai creato, ma che non è stato sufficiente per arrivare ai loro livelli. Prendi spunto, perché la Juve in questo momento è un modello aziendale e sportivo che invidiano in tutto il mondo. Non a caso Rummenigge ha detto la Juve in Champions è un esempio da seguire, perché con i soldi che ha sta creando un impero. Ragazzi, imparate dalla Juve, non attaccatela. E ricordatevi che per quanto vi fate il sangue amaro, è sport e a voi non vi torna in tasca niente.